questo mio contributo parte sostanzialmente da una riflessione che ho voluto fare sull'attività di ricerca svolta dall'Associazione di Svivelli in questi due anni di circa quasi tre di vita, una ricerca che è stata direi densa, e ho cercato appunto, visto un po' il tema di questo nostro primo momento di riflessione, di capire che cosa in un qualche modo la nostra ricerca avesse messo in evidenza, su quali temi in un qualche modo ciò che, su cui stavamo lavorando ci avesse portato a riflettere, per capire come questi temi emergenti in un qualche modo entrassero in dialogo con quanto la Convenzione delle Alpi ha espresso nei suoi documenti anche più recenti. Intanto soltanto una piccola parentesi per chi non ci conosce già: l'Associazione di Svivelli, che è stata già ovviamente citata oggi, è un'associazione che nasce nella primavera del 2009 a Torino dall'incontro di ricercatori universitari e giornalisti che sono nati da una passione comune, che è quella per la montagna e i temi ad essa legati. Gli obiettivi dell'associazione sono appunto quelli di favorire l'incontro, la collaborazione e competenze multidisciplinari su questi temi, sviluppare i temi attuali della ricerca e fare comunicazione nelle terre alte. Allora, come vi dicevo all'inizio di questo mio intervento, ho provato a far emergere i temi su cui ci siamo concentrati in questi due anni di attività. Come vedete in questa mia prossima slide, ho riassunto in due righe quelli che sono stati i progetti che abbiamo sviluppato in questi due anni, di cui riguardo i quali, se volete più informazioni, potete ovviamente utilizzare il nostro sito www.disrivelli.eu. Come vedete sono diversi progetti che hanno messo in evidenza temi fra loro correlati ma con delle precise specificità. Il progetto Vivere a chilometri zero ha indagato sostanzialmente la questione dell'abitare e lavorare nei territori alpini come attività fortemente connessa all'alpinità dei luoghi, e su questo quindi ci siamo concentrati su quello che è il cambiamento demografico e la scoperta, tra virgolette, che esiste chiaramente nelle Alpi un fenomeno che è quello dei nuovi abitanti. Nuovi abitanti in che senso? Nuovi nel senso che oggi si parla di un cambiamento demografico nelle Alpi, intanto non legato tanto al saldo naturale quanto piuttosto al saldo migratorio, quindi nuovi abitanti perché persone che decidono consapevolmente di andare a vivere, di lasciare il loro contesto di residenza per vivere la montagna. Il loro appunto un progetto di vita, ma anche un progetto economico, questo è molto importante. Padima infatti riflette proprio su questo tema, è un Interreg 4C, quindi il nucleo di questo progetto è lo scambio di buone pratiche, pratiche che vanno contro lo spopolamento delle aree montane. Come vi dicevo prima, in questo progetto Disrivelli ha collaborato con la provincia di Torino, che è partner, uno degli 8 partner ufficiali del progetto. E qui il tema emergente è sicuramente quello delle politiche territoriali innovative. Politiche cioè che in fondo provano a risolvere problemi tra virgolette vecchi, come per esempio la fornitura di servizi nelle terre alte, che sappiamo essere un tema spinoso, con soluzioni nuove. Per fare un esempio, IRTA, non mi soffermo, è il progetto che ha già presentato prima di me Matteo Cuttilli, anche qui direi il tema emergente è quello della conoscenza prodotta sulla montagna, e in particolare anche direi l'aspetto interessante che siamo riusciti a cogliere è anche un po' capire quelli che sono i soggetti attivi nell'area piemontese in questo settore. TAM è un acronimo per Terre Alte in Movimento, un progetto che stiamo portando avanti attualmente, è un progetto di carattere esplorativo, in questo caso il nostro obiettivo è quello di far emergere nell'area montana della provincia di Cuneo quelle che sono progettualità e soggetti con una certa capacità di innovatività, con una certa capacità di saper rielaborare quelle che sono le risorse territoriali del territorio attraverso soluzioni nuove che in un qualche modo vadano a implementare quindi uno sviluppo sostenibile di questo territorio. L'aspetto interessante di questa ricerca è che andiamo a capire effettivamente cosa vuol dire innovazione territoriale, un termine secondo me molto affascinante se applicato al territorio montano, ma al tempo stesso un termine molto pericoloso, perché nonostante direi
tanti seminari su questo tema dell'innovazione territoriale in montagna, mi pare che molto sia ancora da fare per capire che cosa concretamente voglia dire innovazione territoriale in montagna. Novalp è sostanzialmente un progetto che potremmo considerare come il proseguo di Vivere a Chilometri Zero, che riprende quindi il discorso del cambiamento demografico dei nuovi abitanti, però questa volta allargato all'intero arco alpino italiano. Perché mentre infatti Vivere a Chilometri Zero è stata un'esperienza nel territorio della provincia torinese, che però ci ha dato degli indizi importanti di questo cambiamento, con Novalp vogliamo guardare effettivamente come questo fenomeno, sempre in maniera esplorativa, lo faremo, però come questo fenomeno stia effettivamente interessando l'intero arco alpino e le differenze che questo fenomeno ha nell'intero arco alpino. Parlo di differenze perché è vero che c'è un cambiamento demografico un po' in tutte le Alpi, ma questo assume caratteristiche diverse se parliamo di Alpi occidentali piuttosto che di Alpi orientali. Quindi su questo ci stiamo assolutamente lavorando. Luoghi e Torino le Alpi sono due progetti che in realtà fanno della ricerca la loro base per poter in realtà comunicare la montagna. In che senso? Luoghi è un progetto che va a individuare proprio dei luoghi di ricezione turistica capaci di offrire ai visitatori un servizio alberghiero di elevata qualità, unito però anche alla capacità dei soggetti che in un qualche modo si fanno portatori di questa imprenditorialità di tipo turistico, di far conoscere, di far entrare i loro visitatori effettivamente dentro il territorio montano. E qui direi che i temi emergenti su cui stiamo lavorando sono identità locale e sviluppo rurale. Torino le Alpi, un progetto che è stato recentemente presentato alla città di Torino, riprende un percorso iniziato da questa città in occasione dei Giochi Olimpici e soprattutto è una riflessione, una continuazione di una riflessione sull'identità di questa città e l'immagine che questa città ha di sé. Quindi in che senso Torino è effettivamente una città alpina, come almeno l'iconografia, se non altro, classica ci ha sempre mostrato, perché se avete un po' pensato un po' alle immagini di Torino, nei libri, nei quadri, eccetera, avete sempre un po' un'immagine di una Torino circondata da questa corona di montagne. Allora, che cosa effettivamente c'è di questo rapporto tra Torino e la sua montagna nell'identità di questa città? E poi aspetto molto importante in questo progetto è quello di costituire effettivamente un networking metromontano. Allora, tutti questi progetti che si addensano intorno a questi nuclei tematici in realtà vanno comunque verso un obiettivo generale costituito da questi elementi. Innanzitutto nei nostri progetti, quindi l'obiettivo è stato quello di costruire descrizioni dei territori alpini assumendo una prospettiva dall'interno, quindi cercando di far emergere effettivamente quali erano le visioni che dall'interno i soggetti avevano di questi territori, e non per niente sono ricerche che hanno utilizzato molto spesso quella che è l'intervista a testimoni privilegiati, ma non solo, l'intervista proprio agli abitanti. Poi l'importanza è di far emergere ciò che si sta muovendo dentro le Alpi. Il nostro obiettivo è stato anche quello appunto di far venire un po' a galla tutto questo movimento che effettivamente c'è e che diciamo in realtà spesso è poco conosciuto anche dagli enti istituzionali che si occupano di governo del territorio e spesso del territorio montano. Quindi implementare l'individuazione e lo scambio di esperienze innovative nei territori montani, quindi sono perfettamente d'accordo con quello che si diceva prima, è importante che quanto accade nelle nostre Alpi e se quanto accade sono poi esperienze virtuose vengano in qualche modo scambiate con esperienze di altre montagne, mantenendo sicuramente sempre le differenze, riconoscendo le differenze che ci sono tra le diverse montagne d'Europa. Quando parliamo di Alpi parliamo di Pirenei, parliamo delle montagne del nord Europa, parliamo di sistemi comunque montuosi differenti, ma che spesso ci mettono a un tavolo comune su appunto temi che in realtà riguardano tutti quanti. E appunto Padina questo l'ha dimostrato direi molto bene, perché il cambiamento demografico di cui oggi stiamo parlando e che sta tanto a cuore all'interno delle Alpi in realtà è un problema, una potenzialità che si sta mostrando anche in tutto il resto delle montagne d'Europa. Quindi direi che ci troviamo di fronte a un tema del ripopolamento della montagna che riguarda, coinvolge tutti gli stati europei. Io direi che questo è soltanto un esempio per farci capire che effettivamente abbiamo molto da condividere con gli altri. Ancora,
favorire la messa in rete delle conoscenze degli attori territoriali che sono espressione di questo movimento sia all'interno del territorio alpino che tra questo e l'esterno. Ovviamente per fare sviluppo locale è assolutamente necessario riuscire a costruire delle reti forti. Riconoscendo un po' tutto questo lavoro che è stato fatto in questi anni, in questi due, tre anni, all'interno di Disnivelli, e partendo da un quadro assolutamente condiviso, che noi condividiamo, che emerge da quanto scritto nei documenti, nei protocolli, nelle dichiarazioni della Convenzione delle Alpi, e da quanto anche più recentemente è stato espresso nel documento della relazione sullo stato delle Alpi del 2011, ci sembra che i progetti che abbiamo svolto, le indagini che abbiamo svolto appunto dentro la nostra associazione, mostrano una realtà alpina che, proprio a partire da quanto espresso in questi documenti della Convenzione, si sta sperimentando attraverso nuove visioni, perché nuovi montanari vuol dire anche soggetti capaci di produrre nuove visioni. Se voi sentite parlare questi nuovi montanari, vi danno un'idea, una descrizione della montagna completamente diversa da quella, così, diciamo, del montanaro perdente, no? Un po' per utilizzare delle frasi retoriche del passato. E sono infatti portatori di queste nuove visioni, e lo sono perché sono soggetti che in fondo arrivano in montagna ibridando una cultura alpina, perché sono soggetti che arrivano da una cultura spesso, talvolta, ma molto spesso urbana, fanno la scelta quindi di andare in un ambiente rurale, portano le loro conoscenze, le loro informazioni e ibridano queste conoscenze e informazioni con una cultura che è locale e alpina. E questo, come diceva Raffaele, è in fondo anche la vera forza delle Alpi, no? Cioè essere quello di essere un luogo di passaggio di informazioni, di scambi, di persone. E questi nostri progetti l'hanno messo molto bene in evidenza. Ancora, la realtà alpina mostra alternative ai tradizionali modelli di sviluppo, un po' come vi citavo prima, gli esperimenti che noi andiamo un po' qua e là a cercare con il progetto Luoghi, ma sono soltanto un esempio, e ancora mostrano approcci innovativi alla gestione del territorio. Trovano soluzioni veramente nuove a questi, come dicevo già prima, a problemi vecchi. Penso a quello che si sta facendo da tanto tempo in Francia sulla questione delicata dei servizi territoriali in montagna. Dico delicata perché non si può vivere in montagna con una qualità di vita se io non ho la scuola, non ho l'istruzione, non ho appunto l'istruzione, non ho la sanità, non ho i trasporti, non ho le cose fondamentali, no? Giustamente chi abita in montagna ha diritto di avere le stesse opportunità di chi abita nella pianura. Allora penso all'esperienza francese, penso alla loro esperienza della Maison de Service, in particolare centrata sulla questione della sanità, dove appunto si riescono a costruire dei nuclei di aggregazione di questo servizio che usano nuove tecnologie, quindi per raggiungere tutte le aree anche più remote. Ma penso anche a un'esperienza assolutamente italiana come quella della teledidattica e quant'altro. Cioè la realtà alpina sta mostrando che in fondo è quasi più avanti delle politiche territoriali, infatti di tipo istituzionale. Infatti, mettendo un po' insieme tutti questi pezzi, cosa avviene? Che i soggetti attivi nei territori montani sono oggi coloro che esprimono una capacità, un'intenzionalità, una possibilità di investimento in questi stessi territori, e quindi sono soggetti portatori di una progettualità attiva e come dicevo prima, si discostano completamente dall'idea del montanaro perdente e ovviamente hanno un'idea della montagna che non è quella di un luogo che per essere vissuto, vissuto come tale, ha bisogno di sussidi passivi. Questo mi sembra importante perché in fondo la ricerca sta dimostrando proprio quello che nella relazione sullo stato delle Alpi della Convenzione viene richiesto, viene sottolineato, cioè cerchiamo di andare oltre al sussidio della montagna. La montagna non deve essere vista sempre solo come un luogo di gap territoriali che bisogna riconoscere, certo, da un punto di vista fisico-geografico non possiamo non riconoscerli, ma è anche un luogo di grandissime potenzialità dove si possono sviluppare appunto delle progettualità.
E poi il secondo aspetto che unendo un po' tutte queste parti emerge è che comunque questo grande movimento che c'è dentro la montagna si muove, si sta muovendo. E questo è bello perché pensando alle immagini che faceva vedere prima Giacomo, noi abbiamo quasi sempre della montagna una visione quasi molto statica, no? Di qualcosa che pesante, statico. In realtà la montagna è assolutamente in movimento e questo movimento è frutto di una sperimentazione e anche di molto spontaneismo, e questo parlo essenzialmente per le Alpi occidentali, di molto spontaneismo. E questo da un lato è sicuramente positivo perché appunto mette in campo intenzionalità, no? Capacità, ma dall'altro fa emergere un altro aspetto non da poco, il fatto che esiste una mancata strutturazione delle politiche territoriali della montagna e un riconoscimento formale delle stesse, ma in fondo questa è un po' anche una battaglia che conosce bene la condizione delle Alpi, quindi direi che a tutti i livelli si viene in evidenza come le istituzioni spesso arrivino un po' dopo quello che la realtà alpina ha già espresso. Su questo, ecco, ho provato a un po' a tirare le fila, no, di tutto questo, e mi chiedo se sulla base di queste esperienze e riflessioni si può andare oltre, no? Si può adesso pensare, no, sulla base di una ricerca ormai alpina abbiamo sentito prima, no? È molto ricca, sulla base di tutto quello che la Convenzione fino ad oggi ha fatto, mi chiedo se si può andare oltre, in che direzione allora. Riallacciandomi, sono molto contenta che Thomas abbia già messo in evidenza questo tema, allora mi chiedo se effettivamente le strategie di macro-regione possono essere una soluzione. È una domanda assolutamente aperta. Allora, io credo che se questa può essere una soluzione, può essere una risposta, allora però è molto importante che effettivamente la ricerca possa giocare un ruolo in questo senso, che la ricerca prodotta possa giocare un ruolo, cioè che nel momento in cui all'interno delle strategie di macro regione dobbiamo andare a delineare quelli che sono, no? Gli assi tematici e su questi poi sviluppare tutti i progetti che le istituzioni poi in qualche modo devono sostenere, allora mi sembra importante che in questa discussione un ruolo ce l'abbia proprio la ricerca, perché la ricerca ha messo appunto sul tavolo oggi, in questi anni, dei temi importanti, il tema del cambiamento demografico appunto di nuovi abitanti, il tema dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo, il tema della multifunzionalità. Della multifunzionalità all'interno dello sviluppo rurale, che appunto, come dicevo prima, la realtà alpina sta mostrando molto bene. Quindi l'importanza adesso, a me sembra, sia quello di unire un discorso di tipo politico istituzionale, che sicuramente sarà fatto al meglio nella discussione delle strategie di macro regione, quello che la ricerca ha prodotto. Grazie.